c'è davvero fame di cultura a Pagani. Per troppi anni la città è rimasta isolata, ma comincia la riscossa. Un'avanzata che passa anche dall'auditorium. Ogni spettacolo è un successo, un tutto esaurito, un premio per chi ha investito su tutto ciò. E la corsa al botteghino diventa sempre meno una sorpresa. Quanto è accaduto per Gigi Finizio sta accadendo anche per Carlo Buccirosso. I biglietti del Miracolo di Don Ciccillo sono finiti nel giro di una serata, appena messi in vendita al botteghino del Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Lo spettacolo del 12 febbraio è già quindi un sold out, tant'è che l'amministrazione sta spingendo sul Teatro Pubblico Campano, che ha organizzato il programma, affinché Buccirosso replichi la pièce. Si pensa alla serata dell'8 marzo. Sulla stessa linea anche gli altri spettacoli, molto richiesti per esempio i biglietti per Lina Sastri, che sarà all'auditorium di Piazza Sant'Alfonso il 1 febbraio. Una serata che si preannuncia di assoluta raffinatezza musicale. La cantante partenopea porterà in scena Per la strada, un applauditissimo spettacolo di prosa e musica. Intanto, dopo la pausa natalizia, il cartellone riprende sabato prossimo. Il 22 gennaio le tavole dell'auditorium saranno calcate da un esilarante Paolo Caiazzo ed un'esplosiva Maria Mazza in Tesoro non è come credi. Sabato 26 febbraio poi spazio alla danza con Raffaele Paganini ed il suo Un'americana a Parigi, coreografato da Luigi Martelletta. Domenica 20 marzo c'è poi l'appuntamento con la storia del teatro italiano. Carlo Giuffrè ed Angela Pagano portano in scena I casi sono due. Il gran finale in programma il 30 marzo è affidato a Biagio Izzo con lo spettacolo Guardami, guardami. La trambiata, il barbieri... senza offesa ai fiori che stanno alla mia presenza. A me la giudicate gente conseguente.